La casa di San Francesco d'Assisi è diventata per 3 giorni la dimora di tante associazioni, realtà e famiglie che hanno saputo trasformare la parola disabilità in inclusione. Accanto a loro le istituzioni chiamate a dare risposta alle diverse domande di chi ha vicino persone con disabilità. Il G7, vertice tra 7 paesi dell'Unione Europea più altri 4, Kenya, Tunisia, Sudafrica e Vietnam, si apre con l'Inno di Mameli tradotto nella lingua dei segni italiana. Una sfida e un segnale di cambiamento, sotto linea Alessandra Locatelli, ministra italiana per la disabilità, in apertura dei lavori. È stata fortemente voluta anche dai miei colleghi, per esempio degli Stati Uniti, del Canada, ma anche dell'Inghilterra. Tutti mi hanno spinto, quando ci siamo visti più volte in altre occasioni, anche all'ONU, per realizzare questo primo evento, perché da qua vogliamo tracciare un percorso che sia ben definito, fino ad arrivare anche al G20, ma soprattutto per non dimenticarci mai più che questi temi devono essere portati all'attenzione in ogni livello istituzionale. Per le vie di Assisi, circa 100 stand gestiti dal terzo settore espongono i loro progetti, tanti anche i truck food provenienti da tutta Italia, nei quali lavorano ragazzi con autismo e altre disabilità. Suor Veronica Donatello, responsabile del servizio per la pastorale delle persone con disabilità della CEI, coordina 140 volontari che hanno offerto il loro tempo per realizzare al meglio questo evento. La sfida grande è che l'inclusione può creare un cambio di mentalità, cioè a volte noi vogliamo un mondo diverso, un mondo più giusto, ma non si può creare un mondo se si scartano delle persone, come il Papa dice. Allora la sfida grande di questa giornata è far sì che piano piano entri nella normalità, nelle varie agende che ci possano essere e che le persone con disabilità non siano solo comparse o solo nei vari eventi, ma ricordarsi che un mondo migliore sia civile ed ecclesiale se anche nei processi si dà voce anche a loro.